Recensione del finale di The Last of Us, che ci ha introdotto una parte narrativa che era finita nelle più grandi teorie di Reddit, Jackpot. YouTube e non solo, ovvero sulle origini di Ellie, nello specifico sulle origini della sua immunità al virus del fungo Cordyceps, che appunto è stata confermata all'interno di questo episodio, soprattutto con l'introduzione di Anna, sua madre, che è stata interpretata dalla doppiatrice originale di Ellie. Quindi, insomma, anche questo è stato un bel momento di vedere una voce conosciuta anche all'interno della serie. Però, a parte questo, devo dire la verità, questo finale è stato un pochino un'occasione sprecata. E vi dirò più avanti perché. E oltre a questo, hanno fatto ancora una volta dei cambiamenti rispetto al videogioco, che in parte condivido e in parte no, perché la cosa positiva, negativa, dipende da come la vogliamo vedere, del primo The Last of Us, è che praticamente quello è un gioco essenzialmente autonomo, cioè lo puoi giocare. E la parte 2 esiste, sì, ma se tu prendi il gioco appunto uscito nel 2013, ha una conclusione. Può essere ambigua, tutto quello che vuoi, ma è una conclusione e possiamo anche là finire appunto di raccontare gli eventi. Ecco, sapendo appunto che c'è altro dopo, avrebbero potuto introdurre qualcosina. Ma ripeto, ci arriveremo verso la fine. Per il momento direi di partire dalla intro, questa cold open, così si chiama in termine tecnico, dove appunto vediamo le origini di Ellie. E vediamo che sua madre Anna stava scappando da diversi zombie, o meglio, diversi infetti, che incredibilmente, evidentemente 10-15 anni fa, erano ancora per le strade, invece ora magicamente sono spariti tutti, ma vabbè. Le critiche le lasciamo dopo. Ed era già incinta, insomma, era lì che stava per partorire. E qua, appunto, la cosa particolare è che va a rintanarsi dentro questa casa nel nulla, sperando di trovare i suoi altri compagni che fanno parte delle Fireflies, ovvero delle luci, e non trova nessuno. E qua viene attaccata da un infetto. E la cosa particolare è che l'infetto riesce a morderla una gamba proprio nel frattempo che lei dà alla luce Ellie. E la cosa particolare di tutto ciò è che praticamente l'immunità di Ellie o meglio, si forma proprio perché durante il fatto che lei viene infettata. Insomma, queste cellule, questo virus del Cordyceps viene passato ad Ellie attraverso il cordone ombelicale, che poi viene reciso appunto da Anna. E qua la cosa particolare è che appunto non solo hai spiegata l'immunità di Ellie dopo più di 7 anni dall'origine, o meglio, dal primo capitolo videoludico, ma che poi vediamo anche il post scena, nel senso che io credevo che questa parte introduttiva finiva e poi c'era la sigla e ritornavamo al presente. Invece non è così, proprio perché la trama continua e vediamo che Anna viene trovata da Marlene e praticamente Anna ovviamente le affida sua figlia e dice: trova qualcuno per proteggerla perché io ormai non potrò più farlo. E poi Marlene è appunto costretta dover uccidere la sua amica, perché qua ci vengono spiegate tra le varie altre cose che queste due donne si conoscevano da tantissimo tempo e si fidavano veramente tanto l'una dell'altra. Però capito, è stato una intro molto bella, molto particolare, che ti va a spiegare dei punti narrativi che non conoscevamo. Certo, potevamo fare delle teorie, se andavate a leggere il fumetto di The Last of Us e anche insomma, altri collezionabili che c'erano nel primo gioco, l'FBI e tutto il resto. Però capite, è stato bello vederla riportata qua su schermo. Però detto questo, credo che sia doveroso anche dire il fatto che questo è uno degli episodi più corti in assoluto della serie.
e deve tenere conto di tanti eventi. Quindi, quando nelle varie recensioni passate andavamo a dire che probabilmente non finivano tutta la prima stagione, o meglio, tutto il primo capitolo durante la prima stagione, era perché c'erano diverse cose da coprire. Ora, non voglio dire che hanno tagliato delle parti di trama, però hanno, o meglio, si sono concentrati nell'espandere il world building senza darci alcuni dettagli molto importanti, se, a mio modo di vedere, che riguardano il finale, proprio finale finale del gioco. Quindi, insomma, non lo so, è stata una scelta un pochino che non ho condiviso, perché appunto, cioè, è strano che tu dedichi così tanto spazio alla intro della storia e non tanto al finale. Ma vabbè, che poi oltre a questo vi citerò anche qualcosa che è stato detto nel podcast, quindi insomma, stay tuned per quello. Andiamo avanti, torniamo al presente, dove vediamo appunto che Ellie è ancora un pochino scioccata da tutto quello che è successo nello scorso episodio, nonostante siano passati ormai diversi giorni o settimane. E per larga parte dell'episodio, appunto, vediamo il nostro personaggio, che era lei quella che parlava di più in assoluto, e in questo caso non lo fa proprio perché ancora deve processare tutto quello che ha dovuto fare con David e insomma le altre persone. E qua Joel ha capito che appunto tutto questo viaggio ha comunque scosso la ragazza e cerca di insomma farla aprire, però non ci riesce. Quindi tutta questa parte iniziale c'è Joel che cerca in tutti i modi di dialogare con Ellie, ma non ci riesce. E qua arriviamo a una delle scene più iconiche del primo capitolo di The Last of Us, ovvero la scena della giraffa, che è stata fatta veramente molto bene. L'hanno ripresa uno a uno dal videogioco. Lì era una cutscene, qua la vediamo un pochino sotto la stessa forma. E mi ha colpito questa scena perché ti trasmette per bene le stesse emozioni che puoi avere dal videogioco. Ovvero che vediamo i nostri protagonisti, che c'è Ellie che finalmente si mette a ridere e insomma riesce un pochino ad aprirsi quando vede uno spettacolo della natura come questo. E qua la cosa che mi è piaciuta è il fatto che appunto c'è anche Joel che finalmente sorride in tutto ciò, anche perché lui ha capito che finalmente, insomma, era già chiaro da diversi episodi, però ormai ci tiene davvero ad Ellie. E quindi anche il fatto di vederla felice dopo tutto quello che ha passato, insomma, si vede appunto che ci tiene. Oltre al fatto che qui, praticamente Joel, ormai sa che più andranno avanti, più non sanno, mai quello che potranno affrontare con rischi e pericoli di ogni tipo, e quindi propone a Ellie che magari potrebbero dimenticarsi tutto, avere una vita tranquilla nella comunità di Tommy e appunto essere felici. Però qua, esattamente come anche nel videogioco, c'è Ellie che risponde che dopo tutto quello che abbiamo fatto, dopo tutto quello che io ho passato, non possiamo tornare indietro, cioè non possiamo che tutto valga nulla. Quindi ormai sono arrivati fin qui, devono portare a termine questa missione. Però capito, cioè, è importante questa parte narrativa, proprio perché c'è il nostro personaggio che controlliamo nel gioco, ovvero Joel, che in qualche modo non dico che si aspetta di trovare un altro pericolo, però è chiaro che arrivata a questo punto, dopo tutto quello che è successo, forse la scelta migliore sarebbe abbandonare questa missione quasi suicida e cercare di farsi una propria vita. E qua arriviamo a un'altra scena che, mamma mia, i feels allucinanti, ovvero che Ellie va a riprendere una storia che gli aveva raccontato Joel nei primi episodi, ovvero di quando lo avevano sparato e la persona che l'aveva sparato l'aveva mancata e quindi poi era stato ucciso da Joel. Qua la rivelazione, però, è che non esisteva questa persona, è che la persona che ha sparato e ha mancato l'obiettivo è Joel su se stesso, proprio perché ha cercato di suicidarsi. E questa è una rivelazione, wow, che ti lascia veramente, almeno a me ha lasciato veramente di stucco, soprattutto perché
E come te la trasmette Pedro Pascal? Wow, veramente un attorone. Che gli vuoi dire a lui? Ha fatto veramente un ottimo lavoro. E qua praticamente il contesto è che, appunto, pochi giorni dopo che Sara era morta, insomma, Joel era ormai pronto a farla finita. Però poi alla fine non ci è riuscito. E qua Ellie gli risponde con, evidentemente con il tempo, qualsiasi ferita può rimarginarsi. E Joel risponde: non è stato il tempo a far rimarginare le mie ferite. E lui guarda intensamente Ellie proprio per capire che l'amore che prova verso una persona a permettergli di fare una cosa di questo tipo. E c'è la sua reazione. Così, quindi wow, cioè questa è stata. Allora, non vorrei dire che è stata la scena migliore di tutto l'episodio, ma è quella che mi è piaciuta di più, proprio perché i due attori sono stati stra iper mega bravi nel trasmetterti le loro emozioni, no? Quindi è stato veramente molto, molto particolare e credo che ormai Ellie abbia capito come ci sono delle persone motivate da, insomma, idee alquanto particolari come quelle di David nella sua comunità, e poi ci sono delle persone che fanno le peggiori azioni di questo mondo solo perché ci tengono a un'altra persona. E qua arriviamo insomma, al punto di non ritorno di questo episodio, perché i nostri protagonisti vengono attaccati da, insomma, le Fireflies, ovvero le luci, e praticamente insomma, si ritrovano in questo ospedale, appunto, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Ellie viene portata fin da subito nella sala operatoria per, insomma, fare degli esami e tutto il resto, quindi prepararla a quella che sarà la procedura per cercare di creare questo vaccino. E Joel invece viene praticamente catturato appunto da queste luci e portato da Marlene. E una cosa particolare nella serie, o meglio nel videogioco, è che, ok, abbiamo capito dalla intro che Marlene e Anna erano legate, ovvero la moglie di, o meglio, la madre di Ellie. E però, nonostante questo, Marlene decide di fare tutto quello che deve per cercare di arrivare alla creazione di questo vaccino. Che questo però comporta l'uccisione di Ellie, perché se devono rimuovere qualcosa dal suo cervello, soprattutto con le tecnologie limitate che ci sono in un mondo post-apocalittico, significa essenzialmente uccidere il paziente. E qua appunto si vede che lei è un pochino in conflitto con questa scelta, anche se è costretta a farlo, e Joel non ci sta proprio per niente ad accettare tutto ciò. Qua io direi che arriviamo a una di quelle fasi un pochino particolari per quanto riguarda sia la serie che il videogioco, perché nella serie ovviamente ti fanno un montaggio classicone con una musica di sottofondo per far vedere come appunto Joel decide di ribellarsi alle luci, le uccide una a uno fino ad arrivare a Ellie per salvarla. La cosa particolare però di tutto ciò è che non aggiungono nient'altro. Nel videogioco, invece, ci sono i collezionabili, che ok, saranno secondari, va benissimo, però se ti aggiungono parti di trama non le puoi ignorare, no? Quindi il fatto che non hanno inserito determinati dettagli all'interno della trama ti fanno vedere questa parte narrativa sotto un altro punto di vista, che è molto simile a quello del videogioco, però appunto mancano diversi dettagli per aggiungere dei puntini sulle i. E ok, ripeto, questa parte è stata molto bella, con Joel che uccide diverse persone, tra l'altro con la musica di sottofondo che sarebbe quella del quando tu nel videogioco cerchi di fuggire da questo ospedale, quindi hanno cercato di cambiare un pochino le scelte musicali. E poi qua vediamo anche questo frame che, insomma, tutto quello che ha fatto Joel gli pesa, perché appunto, cioè, uccidere così tante persone non è una roba molto facile. Quindi lo vedi che tutto ciò su di lui ha un effetto, no? Però, ripeto, il contesto è importante, perché se mi togli il contesto, si perdono diverse cose.
Ovvero, una delle cose forse più importanti in assoluto di questo passaggio all'interno del videogioco è che, per quanto le luci stanno cercando appunto di replicare l'immunità di Ellie su altre persone, viene svelato all'interno del gioco che ci sono stati altri casi di persone immuni esattamente come Ellie. Ora, lei te la fanno passare nella storia come un caso del tutto speciale, che magari lo è, noi non lo sappiamo con certezza. Però, capito, il fatto che ci siano state altre persone e che gli studi che hanno fatto su quelle persone andandole ad uccidere non hanno funzionato, questo mi va a mettere sotto tutto un altro punto di vista quello che io sto vedendo. Quindi io sto vedendo che Joel ha tutto il diritto di non far morire Ellie alla fine di questo gioco. Tralasciando il fatto che ormai i due personaggi si sono legati tra di loro, ma proprio per il fatto che non abbiamo alcun tipo di certezza che tutto questo funzioni. Mentre invece questa cosa ci viene detta più avanti all'interno dell'episodio, però capito, te la propongono come una di quelle cose che sì, potrebbe essere una bugia, noi non lo sappiamo, e vabbè. Però non mi va giù questa cosa, perché, ripeto, sono parti di trama che ci sono nel videogioco e che, ripeto, il finale di The Last of Us è ambiguo quanto volete sulle motivazioni dei personaggi, che non parlano quasi sempre in modo così tanto aperto tra di loro, però dei dettagli del world building non li puoi ignorare. Quindi non lo so perché hanno voluto puntare su questo, forse perché avevano un runtime limitato, ovvero che non volevano fare un episodio fin troppo lungo e andare dritti al punto, quindi va bene, poteva anche essere questo una spiegazione. E poi arriviamo alla scena focale di questo finale di episodio, ovvero quando Joel uccide il chirurgo che sta per operare Ellie, dove tra l'altro una di queste due infermiere, non vi dico chi, è interpretata da Laura Bailey, ovvero colei che ha dato la voce al personaggio di Abby in The Last of Us Parte 2. Quindi anche qui ci hanno aggiunto un easter egg piuttosto particolare. Però perché è importante questa scena? Perché da questa scena deriva praticamente tutta la trama di The Last of Us Parte 2. Non vi voglio fare spoiler, però questo è stato uno dei punti dove io mi aspettavo che o prendevano a piene mani dal world building di The Last of Us Parte 1, e come ho detto prima, non l'hanno fatto, o quantomeno ti facevano intendere delle cose per la seconda parte, ovvero la seconda stagione. Quello che hanno fatto, tutto ciò, è stato farci vedere un'inquadratura da vicino del cadavere del chirurgo, che non ha alcun senso. Ovvero, voglio spiegarla questa cosa. Se tu mi vai a riprendere il finale uno a uno del videogioco, cosa succede? Che il finale del videogioco non è un'apertura al secondo gioco, cioè alla seconda parte narrativa. Non lo è. Proprio perché è una storia, quella di The Last of Us Parte 1, che si può concludere tranquillamente col primo gioco. E il secondo te lo tieni come cosa a sé stante, no? E quindi quando tu ti vai a giocare quel finale, la figura che tu vedi qua davanti a te, ovvero il chirurgo che devi uccidere per forza per progredire, è un semplice NPC. Quindi non ha alcun tratto distintivo, proprio perché nelle idee originali degli sviluppatori così doveva essere. E così è stato quando il gioco è stato pubblicato. Quindi, ripeto, se tu vuoi stare fedele al gioco originale, non mi devi aggiungere dei dettagli. Ma se nel momento in cui lo vai a fare, e ripeto, in questo caso specifico lo hanno fatto, allora mettici qualcosina di più. Perché farmi l'inquadratura da vicino a questo chirurgo è fuori contesto, cioè non ha alcun significato. Ok, mi fai vedere che Joel ha effettivamente ucciso questa persona, non ha scrupoli, bla 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 bla. Però gli devi dare un senso alla scena. Cioè, se mi vuoi dare una pill alla seconda stagione, perché noi ritorneremo su quel frame che non ho voluto fare allo screenshot, proprio perché non voglio riprendere scene troppo traumatiche. Però, appunto, se noi dobbiamo tornare su quel frame, perché da lì in poi andrà ad avere origine tutto il resto della trama, devi ampliare questo discorso. Altrimenti, fai un lavoro a metà. Cioè,
o mi prendi il contesto narrativo in tutta la sua interezza, andando ad includere dei dettagli da The Last of Us parte 2, o se no non farlo proprio e chi se ne frega. Quindi non lo so, cioè veramente hanno avuto un approccio che non condivido per questo finale. Andiamo avanti, però vi faccio vedere l'altra scena. Qua anche qui c'è stata un'occasione persa, perché nel videogioco tutto è più drammatico. Vuoi che qua magari l'hanno voluto riportare un pochino in modo diverso, tutto quello che volete, però veramente nel videogioco tutto è più drammatico. Cioè, a parte alcune scene dei primissimi episodi, il fatto che mancano gli infetti, il fatto che, insomma, manca una vera e propria minaccia incombente sui nostri personaggi, ritorna questo tema anche nel finale, dove qua Joel non è inseguito da nessuno. Quindi, mentre invece nel videogioco ci sono diverse luci che ti stanno ancora inseguendo e ti sparano letteralmente addosso mentre tu stai portando via Ellie, qua non accade. Ok, chiamateli dettagli secondari, tutto quello che volete, però secondo me sono tanti piccoli dettagli che ti trasmettono tanto. Ma ripeto, su questo poi ci ritorneremo anche tra un po'. E Joel viene fermato da Marlene, esattamente come nel videogioco, che gli dice: guarda, puoi comunque tornare indietro, possiamo comunque cercare di portare avanti questo vaccino, nonostante tutto quello che hai fatto. Ma Joel decide, esattamente come nel videogioco, di ucciderla. E qua c'è un commento che sinceramente io non ho condiviso di Neil Druckmann all'interno del podcast ufficiale della serie, dove praticamente dice che, nonostante tutto quello che ha fatto Joel, questa è stata la scelta peggiore in assoluto, ovvero quello di sparare prima a Marlene e poi ucciderla del tutto. Perché secondo lui poteva anche evitare di farlo, ma non ha alcun senso questa critica, nel senso che se tu sai che c'è una fazione che vuole cercare di rapire, o meglio di sfruttare Ellie per fare questo vaccino, ovviamente vai ad uccidere tutte quelle persone che ce l'hanno con lei. Cioè, non puoi lasciarla lì e sperare che poi non torna con 100-200 uomini a appunto cercare di rapire Ellie e ucciderla. Quindi, cioè, sinceramente non capisco. Cioè, se mi fai accettare tutto quello che ha fatto Joel all'interno di questa fase narrativa, non vedo perché focussarsi su questa scenetta che è esattamente identica alle altre. Ora, il fatto che noi conosciamo questo personaggio, ok, magari mi dà un twist emotivo, o chiamatelo quello che vi pare, ma è assolutamente contestualizzato bene con tutte le altre cose che abbiamo visto che ha fatto Joel, sia all'interno di questa fase narrativa che anche nelle altre. Quindi, non lo so, è stata una critica che sinceramente non ho capito. E poi andiamo avanti, perché qua Joel praticamente va a mentire ad Ellie su quello che è successo, esattamente come nel videogioco. E qua viene ripreso un pochino tutto. Sia a livello di montaggio, che di scene, che di dialogo, dove praticamente qua Joel dice appunto che c'erano state altre persone immuni come lei. Ora, ho già parlato di questa cosa, però lo voglio rispiegare anche qui, che se tu non mi dai un contesto narrativo alle scene, il dialogo che poi noi ascoltiamo in questa fase non ha alcun senso, perché io che non conosco il contesto narrativo, faccio un esempio, allora prendo quello che ha detto Joel come una semplice scusa, come da padre che vuole proteggere la sua figlia e quindi un vero protettore. Che ripeto, è anche così, non è che non è così, ma è anche così. Perché se tu vai a, se vai a vedere tutto il resto del contesto narrativo, quello che dice Joel non è una bugia. Cioè, ci sono stati dei casi precedenti, quindi la bugia finale, che poi arriviamo appunto nell'ultima scena di questa prima stagione di The Last of Us, e anche nel videogioco, non è totalmente falsa, capito? Cioè, magari potevano esserci degli altri modi, o meglio, Joel poteva essere più sincero con Ellie, ma alla fine non tutto quello che ha detto è stato appunto una bugia. Che, ripeto, vabbè, sono piccoli dettagli, però secondo me è dai piccoli dettagli che si vedono le cose. E qua arriviamo appunto all'ultimo dialogo che c'è tra i nostri personaggi, dove appunto Ellie va a svelare a Joel quello che è successo a Riley, dove tra l'altro
ripeto, l'inclusione di questo dialogo ha senso, ma nel videogioco io l'ho sempre vista questa cosa come una di quelle cose che gli fai dire al personaggio anche per venderti il fatto che sta arrivando l'espansione narrativa, quindi ci può stare anche come caratterizzazione, però secondo me il focus era per lo più quello. E quindi insomma Ellie decide di aprirsi ancora di più con Joel e gli dice: guarda, devi giurarmi che tutto quello che mi hai detto è la verità, che non c'era un altro modo e tutto il resto, proprio perché l'unica missione che aveva Ellie era appunto quello di sfruttare questa sua particolarità, ovvero l'immunità. Però lei, specifichiamolo, in tutto ciò lei non sapeva che dover sviluppare questo vaccino l'avrebbe portata alla morte. E qua potremmo anche dire diverse altre cose, ovvero che una delle scene di The Last of Us Parte 2, dove vediamo che c'è Ellie che scopre la verità di tutto ciò, ha una reazione molto, molto drastica, che io sinceramente non ho condiviso, però tutto sommato se la potranno rigiocare anche nella seconda stagione, se gli va. Però capito, cioè, io non ho mai visto il finale di The Last of Us così tanto ambiguo come lo potete leggere online su alcune recensioni. Cioè, per me è sempre stato chiaro il gioco. Hai una prospettiva, tu segui quella prospettiva. Meglio, nella parte 2 del Francesco videoludico, tu segui altre prospettive e seguendo altre prospettive arrivi ad altri... ad altre giustificazioni alle azioni che fanno i nostri personaggi. Quindi, cioè, ripeto, non ci ho mai visto tutta questa ambiguità. E qua c'è la risposta di Joel, che lui giura effettivamente che quello che ha detto è la verità. E qua diciamo che appunto si conclude questa prima stagione di The Last of Us. È stato un bel finale, sicuramente. Hanno cambiato diverse cose che, ripeto, non condivido fino in fondo, perché se il videogioco ti dà delle parti di trama, per quanto possono essere accessorie, devi utilizzarle, perché altrimenti alcune fasi di dialogo poi perdono di senso, ok? E poi in tutto ciò voglio anche citare una cosa, e arriviamo a questa immagine di Last of Us Parte 2, dove praticamente nel podcast della serie hanno citato alcune cose per quanto riguarda appunto la seconda stagione. Tra le varie cose che hanno detto, hanno confermato che ci sarà di nuovo Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, quindi interpreterà il personaggio in una versione un pochino più adulta. Oltre a questo, la seconda stagione non basterà per adattare tutti gli eventi del secondo capitolo, vuoi anche perché il secondo capitolo sono praticamente due giochi in uno, se così lo vogliamo chiamare. E oltre a questo ci hanno detto di aspettarci degli infetti nuovi, che saranno più presenti, che io ho seri dubbi al riguardo. E oltre a questo ci hanno anche detto che praticamente il loro processo di adattamento sarà simile rispetto a quello che abbiamo visto appunto nella prima stagione. Ora, per me va bene, l'adattamento non è fatto male, soprattutto perché hanno confermato anche il fatto che andranno ad ampliare alcune parti narrative. E quindi, se ci avete fatto caso che appunto in questa prima stagione vedevamo dei personaggi che non si erano mai visti, li vedremo anche nella seconda stagione, e questo mi intriga molto. Però io credo che qua ci sia da chiarire un'ultima cosa, ovvero che all'interno del podcast Craig Mazin ha citato una cosa, ovvero che praticamente la scelta di farci vedere Anna, ovvero la madre di Ellie, in quest'ultimo episodio e non all'inizio, comunque nei primissimi episodi, è stata fatta appunto per farci affezionare al personaggio di Ellie e capire solo dopo, meglio, solo nel finale, come questo si andava a legare a Marlene, al fatto di sua madre, cosa aveva passato, poi si parlava anche dell'immunità e tutto il resto. Ok, questo va bene. Però, se hai questo stesso processo per adattare parti nuove di trama e anche parti che già conosciamo, io adesso sono stracurioso di come andranno ad introdurre il personaggio di Abby,
Perché il personaggio di Abby si porta dietro una delle cose più sbagliate a livello narrativo che puoi fare in qualsiasi prodotto. Ovvero che se tu non mi fai affezionare a X personaggio e gli fai compiere un'azione tremenda, che me la vai ad allontanare del tutto dal fatto di essere uno dei personaggi preferiti del pubblico. Allora, c'è chi magari mi dirà, ok, ma devi passarci sopra e poi il personaggio piace a diverse persone. Ok, io non faccio parte di quelle, cioè per me il personaggio di Abby è sempre stato monotematico, ovvero che se non hai alcun tipo di introduzione e l'introduzione che tu mi dai a un personaggio è quella di fare X azione, io continuerò a vederla da qui fino alla fine in quel modo. Sbaglio io, probabilmente, però secondo me, il tutto poteva funzionare. Se facevano la stessa cosa che hanno fatto all'interno di questa prima stagione, ovvero che se tu mi fai affezionare a quel PG, quando poi arrivi al twist narrativo che va a fare X azione, allora quello mi colpisce ancora di più, soprattutto perché poi io continuerò a seguire quel personaggio anche per capire come va ad evolversi all'interno della trama. Mentre invece se tu l'evoluzione del personaggio me la introduci dopo, e io non te lo do più il beneficio del dubbio. Cioè, per me, se me l'hai introdotto male e quell'introduzione sbagliata mi rimane fino alla fine. Quindi, ok, posso capire il senso che hanno utilizzato, o meglio, che hanno fatto con il personaggio di Anna all'interno di quest'ultimo episodio. Però, ripeto, se veramente vuoi rimanere fedele a questo processo produttivo e anche narrativo, devi riportarmelo nella seconda stagione e devi farmelo con Abby, perché se non lo fai, allora vai a ripetere gli stessi errori che sono stati fatti in The Last of Us Parte 2. E spero che non succederà. Ora, nonostante tutto ciò, la serie è comunque stata veramente molto bella. Questa prima stagione merita assolutissimamente. E che dire, hanno fatto un buon lavoro di adattamento, sicuramente. Hanno aggiunto delle parti di trama molto belle, però ripeto, hanno fatto delle scelte che io non condivido. E quando tu mi vai a giustificare queste scelte con dobbiamo, o meglio, vogliamo ampliare la trama, allora mi devi prendere tutto quello che c'è nel gioco. Cioè, non puoi andare lì a ignorare delle parti di trama perché non ti fanno comodo e tutto il resto. Oltre al fatto che, ripeto, se vuoi essere coerente nel fare certi tipi di cose, devi esserlo anche nella parte 2. Perché per citare di diversi commenti online che avevo letto in queste settimane, non ci vuole nulla ad adattare un prodotto che funziona, ovvero The Last of Us. Nel senso, cioè, parafrasando, nel senso che se tu hai appunto un prodotto fatto bene, insomma, vai ad adattarlo, ti verrà un altro prodotto fatto bene. The Last of Us parte 2, invece, per quanto se ne parli benissimo ed è un bel gioco, ha delle fasi narrative che sono scritte male. Quindi, quando dovrai adattare quelle parti, allora voglio veramente vedere se resterai fedele a quello che hai fatto qua nella prima stagione o seguirai uno a uno quello che è il videogioco e vedremo quali saranno i risultati. Detto questo, gente, spero che vi sia piaciuta questa analisi, questa recensione di tutti gli episodi della serie TV di The Last of Us. Fatemi sapere voi cosa ne pensate quando arriverà questo episodio su YouTube. E io vi do appuntamento al 2024, 2025, non lo so quando arriverà la seconda stagione, per parlare dei prossimi episodi.